Buonasera mister, è difficile credo analizzare una partita in cui comunque avete creato tanto, no? Al di là degli episodi, quindi, insomma, qual è l'umore dopo questa sconfitta? L'umore è pessimo perché era una partita a cui tenevamo e non nascondiamo che ci tenevamo in maniera importante per noi, perché era un obiettivo che avevamo, quello della qualificazione per il turno successivo, per cui ce la siamo vista sfuggire e chiaramente questo ci rammarica immensamente. Come ho visto la squadra, comunque la squadra creata, ma forse è andata un po' a strappi rispetto al solito. Ma noi sicuramente non abbiamo fatto una buona partita. Potevamo e dovevamo fare una partita più importante, soprattutto nel primo tempo, perché il problema è nato lì. Evidentemente abbiamo sbagliato interpretazione, abbiamo sbagliato il modo di affrontare questa gara, di interpretarla, e se questo è successo probabilmente vuol dire che qualcosa di mio ci ho messo, nel senso che fino ad oggi la squadra ha sempre fatto approcci molto positivi, oggi non l'ha fatto. Questo o probabilmente io non sono stato troppo chiaro o probabilmente qualcuno non ha capito bene. Il dato di fatto è che ma non quanto l'approccio in sé per sé, questo primo tempo non è stato sicuramente ben giocato, e di questo ci assumiamo le responsabilità, io e la squadra insieme, io in prima persona. Il dato di fatto è che dobbiamo sicuramente capire che questi episodi non possono e non devono capitare in maniera più assoluta. Fatemi un po' stesso, forse le chiedo se sbaglio, fate un po' fatica a prendere, loro erano molto veloci, mentre quando poi voi giocavate andavate bene sugli esterni, però forse sulla tre quarti si faceva fatica. Ma noi nel primo tempo la fatica più grande è stata quella di riuscire a determinare una pressione su una palla dove arrivavamo purtroppo non nei tempi giusti, non eravamo presenti sulle seconde palle, e questo ha permesso loro, che era una squadra agile, brillante e giovane, probabilmente di esprimersi in quel momento meglio di noi, ma chiaramente per far questo ci vuole grande determinazione, grande applicazione, perché arrivare in ritardo sulla pressione, non essere presenti sulle seconde palle è una mancanza che poi sicuramente determina la svolta di qualsiasi tipo di partita. Diversi cambi nella ripresa, anche quello di Catinali che poi è riuscito. Lui ha avuto un problema fisico oppure non ha dato quello che... No, ha avuto un problema fisico, ha avvertito un dolore e ora valuteremo quello che cos'è, per cui è riuscito per quello. Nel finale comunque il carattere è messo, no? Molte palle dentro, forse anche qualche episodio, chiedo dubbi in area, anche se era tutto rigore, però... Ma i due rigori erano sacrosanti, sì. Credo che ci poteva essere qualcos'altro, ma indipendentemente da questo dobbiamo valutare il tipo di prestazione. Se la prestazione del secondo tempo è soddisfacente, sicuramente non è soddisfacente quella del primo tempo. E su questo noi dobbiamo lavorare, crescere, diventare migliori, perché se vogliamo diventare una squadra importante, questi sono passaggi a vuoto che non dobbiamo, ripeto, non possiamo avere, perché questo fa parte di una squadra che ha carattere, personalità, voglia di crescere, eccetera, per cui non si può permettere di avere questi passaggi a vuoti. E qui su questo dovrò io in prima persona e la squadra insieme impegnarmi a lavorarci sopra e a correggere certe negatività che oggi sono emerse. Ultima domanda, è qualcosa che toglie qualche certezza rispetto a un campionato in cui comunque dal suo arrivo hai fatto praticamente solo meno punti della Cremonese, no? Era sicuramente, ripeto, un obiettivo importante che volevamo raggiungere, in questo momento ci brucia enormemente, è chiaro che se la partita di domenica ci aveva dato qualche certezza in più, quella di oggi qualcosa ci toglie e ci chiarisce forse ancora meglio tra di noi quello che sono i nostri, che debbono essere le nostre potenzialità, ma anche i nostri limiti, per cui se non riusciamo ad applicarci nella maniera corretta, poi andiamo incontro a situazioni che non sono positive sicuramente.